piazza contro Gesù per metterlo a morte. Ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Ti scongiuro, per il Dio vivente, di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio. Tu l'hai detto. Anzi, io vi dico, dorinanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire sulle nubi del cielo. Ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia. Che ve ne pare? Eccoli di fronte, ora, Caifa e Gesù, il potere e la profezia, il diritto e l'amore, la rigidità e la misericordia. Lungo tutto il racconto dei Vangeli, Gesù si è scontrato più volte con la durezza del cuore di questi uomini religiosi. Gesù ha più volte smascherato l'ipocrisia di questi uomini del sacro, che ammantano di religiosità la loro sete e avidità di potere e che, a costo di preservarlo, non esitano a mettere Dio contro l'uomo. Il Sinedrio si riunisce addirittura di notte per trovare un'accusa che permetta ai Romani di giustiziare il Nazareno. Non è un processo, è neppure un vero interrogatorio, è una farsa. Ormai è tutto stabilito. Caifa ha già deciso cosa fare. Deve trovare un'accusa e qualunque affermazione di Gesù va bene, se serve allo scopo. Così avviene quando noi siamo imprigionati dai nostri pregiudizi, quando a cuor leggero etichettiamo gli altri, o peggio, identifichiamo l'altro con quel difetto o quel suo errore. Così corriamo il rischio di non ascoltare, di non accogliere. Gesù dovrebbe spiegarsi, difendersi, ed invece tace. Come può difendersi da chi lo ha già condannato? Tace. Il suo silenzio è eloquente più di mille parole. È il silenzio di chi anche nell'umiliazione conserva intatta la sua dignità. È il silenzio del giusto, che di fronte alle accuse non si difende, perché ha posto interamente la sua fiducia nel Signore, come il servo sofferente di Yahweh, descritto da Isaia. Maltrattato, accettò l'umiliazione e non aprì la sua bocca. All'ennesima domanda di Caifa, che incalza chiedendogli di dire esplicitamente se lui è il Messia, Gesù risponde in maniera chiara. Lui, che nel corso della sua predicazione aveva sempre evitato di professarsi il Messia per non suscitare attese inopportune, ora lo dice apertamente. Di fronte alla rivelazione di un Messia al contrario, che non è seduto sul trono a giudicare e comandare, ma è legato e consegnato nelle mani degli uomini, cosa faccio? Anch'io mi strappo le vesti come Caifa, scandalizzato da un Messia impotente ed inutile, oppure piego le mie ginocchia in adorazione?
piacere, ci avviciniamo, ragazzi.